I lavori per la costruzione della maxivilla dell'ex CT della Nazionale Cesare Prandelli in via San Leonardo a Firenze arrivano direttamente in Consiglio Comunale. A chiedere spiegazioni alla Giunta, il capogruppo di Firenze Riparte a Sinistra, Tommaso Grassi. Noi abbiamo chiesto, dopo che l'amministrazione comunale ha bloccato l'ultima variante in corso d'opera, di andare a vedere anche quello che è successo prima, perché rispetto al progetto di un restauro e di risanamento conservativo della struttura storica e protetta anche dalla sovrintendenza è venuto tutt'altro, è venuto un interrato molto più ampio, è nata una piscina, è nata soprattutto una struttura completamente diversa da quella che era originariamente. E soprattutto il punto che abbiamo sollevato oggi in Consiglio Comunale è anche il fatto che l'area in maniera sospettosa è compresa tra tutte aree a massima tutela. Quindi su tre lati dell'area, che è quella tratteggiata, abbiamo vincoli molto più pesanti rispetto a quelli che la collina coltivata, che è la classificazione in cui il Comune nel 2015 ha inserito l'area, può consentire. Quindi nel resto delle aree sui tre lati non poteva essere fatto nulla, non poteva essere fatta la piscina, non poteva essere fatto un intervento così pesante, non si poteva fare uno spostamento del terreno. Invece in quell'area lì casualmente è stato fatto tutto ciò, e soprattutto la domanda a cui l'assessore Bettarini oggi non ha risposto è: ma qualcuno ci è andato lassù a vedere quello che materialmente succedeva tra Boboli, tra il centro storico e le colline di via San Leonardo?